Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi è il 23 aprile 2021 ed è il secondo incontro di formazione riservato all'ambito 6 Brescia, Interland e Valtrompia, ambito 6 Lombardia, un corso di progettazione Erasmus Key Action One in seguito all'accreditamento che Licio Gambara come scuola capofila ha ricevuto nel marzo scorso, quindi esattamente il 19 marzo. Come sappiamo, la call è stata pubblicata, la call europea, solo il giorno 25. Quindi quando il consorzio, ma non solo, quando l'Europa ha scritto le candidature, sia come scuola singola che come consorzio, ovvero nell'ottobre 2020, non esisteva ancora la call. Questa cosa non ha precedenti, nel senso che questo nuovo programma in epoca Covid è stato caratterizzato, ed questo è stato ampiamente sottolineato nel webinar del 19 di aprile scorso, è stato veramente caratterizzato da grande incertezza, grande insicurezza. Motivo per cui anche noi referenti, quindi sto parlando le 8 scuole consorziate, che ripeto, siamo Licio Gambara come istituto coordinatore, istituto Abba Ballini, qui rappresentato da, dico solo referente, Elena Rocca, istituto comprensivo di Calcinato, qui rappresentato da Monica Arrighi, istituto comprensivo di Castrezzato, c'è Federica? Ci sono. Perfetto, eccola lì, Federica. Istituto Beretta, qui rappresentato da Jennifer Moira Bontacchio. Istituto De André, la referente. È presente? Sono presenti colleghe? Sì, siamo presenti in collega, la referente arriva. Grazie. Perfetto, grazie Sara. L'istituto, il Liceo Leonardo, io vedo Paola Repetti. Buongiorno Paola, Ciao, la buongiorno. referente. La referente è Silvia Candrina, che è Silvia presente. Candrina, che è Ciao, pure presente. presente. Buongiorno Silvia, grazie. IC Borgo Satollo, abbiamo sentito poco fa Claudia Marchi. Vi ho nominato tutti? Ho dimenticato qualcuno? Ok, queste sono le scuole consorziate che, ripeto, si sono riunite per pochi incontri per la consegna entro il 29 e avevano davvero poche informazioni. Motivo per cui, ve lo dicevo venerdì scorso, abbiamo come moltissime scuole in Italia, questo ovviamente l'ho saputo solo lunedì, optato per un numero estremamente esiguo di mobilità, sia per quanto riguarda i docenti che gli studenti. Ma proprio in considerazione di questo, l'agenzia ha voluto premiare sia le scuole consorziate che comunque le scuole che si sono candidate singolarmente, dicendoci che possiamo aumentare sia il numero delle candidature degli studenti che quello dei docenti. Questo naturalmente in maniera consapevole e realistica, quindi non proiettando questa notizia entusiastica sulle nostre aspettative, ma su ciò che realisticamente può essere chiesto ai nostri colleghi e ai nostri studenti. E teniamo presente che entro l'11, ma io intenderei presentare massimo il 10, cioè se arrivo al 10 sono disperata proprio, maggio la candidatura. Quindi abbiamo davvero poco, poco tempo. E in questo poco tempo, ancora più difficoltosa è la situazione per chi di voi deve fare proprio tutto il format. E ripeto, queste persone sono invitate a contattarmi perché dobbiamo fare tutto un percorso, più complesso e serve davvero molto tempo. Quindi, per quanto riguarda il consorzio, abbiamo l'incontro del 30 e della prima settimana di maggio e sarà dedicato assolutamente alla definizione del numero di mobilità, delle destinazioni e della durata. Ecco, questo è tutto ciò che serve. Sembra poco, ma è tantissimo. Perché vi dico, da quando è arrivata notizia dell'accreditamento,
le scuole che erano presenti già nel nostro database stanno dando forfè proprio per la situazione pandemica. Quindi, mentre per la mobilità staff non dovrebbero esserci grossi problemi, quindi se voi chiedete di svolgere un corso all'estero che abbia come obiettivo uno dei 10 obiettivi che abbiamo enucleato nella nostra candidatura e che abbiamo ricordato brevemente venerdì scorso, non ci sono problemi. I problemi ci sono per gli studenti. Perché noi possiamo fare un corso fino a, diciamo, finanziamento 10 giorni, quindi con School Education Gateway o con altre strutture accreditate. Possiamo fare job shadowing, come ci siamo detti, fino a 60 giorni, quindi osservazione. Possiamo fare teaching assignments, quindi attività di insegnamento, fino a 365 giorni. Tutto questo, naturalmente, non mi chiedete cosa dovete dire al vostro preside, perché questo non lo so. Io vi dico soltanto ciò che il programma prevede. Come la cosa possa essere gestita all'interno del vostro istituto, dovete davvero regolarvi con i vostri dirigenti. Quindi, ripeto, possibile in teoria un distacco in termini di dalle lezioni, non certo dal contatto con la scuola, fino a 365 giorni. Ma questo ci impegna enormemente ad una disseminazione. Quindi, nella misura in cui noi avremo mobilità, nella stessa misura, ripeto, in termini di impegno, di arco temporale, eccetera, noi dovremo fare disseminazione nei nostri istituti. Quindi, se si tratta di un corso di, che so, 8 giorni, è ovvio che la disseminazione potrà essere, io faccio un breve corso ai miei colleghi, lo apro anche all'ambito 6 e espongo che cosa ho imparato e magari alla fine dell'anno successivo, quindi sto parlando del 23, io dico nelle mie classi la metodologia è cambiata in questo modo. Diversa invece è la situazione di chi osserva per 2 mesi in job shadowing un altro collega in un paese dell'Unione Europea, o ancora di più chi decide di optare per un'azione di insegnamento chiamata appunto teaching assignments, magari per tutto l'anno scolastico. Quindi la disseminazione diventa assai complessa l'anno successivo, quindi bisogna strutturarla secondo una logica di restituzione ai colleghi dell'ambito, non solo del consorzio, quindi aprirla a più persone possibili in quanto Liceo Gambara è anche capofila di ambito 6, come si diceva, e anche in termini di cambiamento sostanziale nella nostra metodologia di insegnamento. Quindi ciò che è stato appreso, metabolizzato durante questo anno di esperienza di insegnamento all'estero deve essere documentato. E nella misura in cui questo nostro primo progetto sarà documentato, avremo anche finanziamento fino al 2027. Cioè questo primo step sarà fondamentale per dimostrare all'Unione Europea che questo accreditamento era fondato, cioè che quello che è stato scritto nella candidatura era vero. Ecco, ci sono scuole, vi dico, che il giorno 19 hanno subito detto ok, ci candidiamo per il 22, ve lo dico sinceramente. Questo non perché in questo modo così cercavano di sottrarsi ad un impegno, sentito appunto che il primo anno era così impegnativo, ma perché, come nel mio caso, le risposte dalle scuole europee per quanto riguarda l'ospitalità dei ragazzi sono state negative. Quindi il mio attuale problema è quello di non è ancora uscito il bando, proprio perché trovo insensato che arrivi nelle scuole un bando per gli studenti che candidamente dicono ah che bello che posso fare un anno all'estero se vengo selezionato e poi la scuola non c'è. Cercate di capire. Quindi io faccio un appello alle referenti presenti nel consorzio
Proprio affinché sia devoluta ogni energia per alla ricerca di questi partner. Io lo sto facendo per quanto riguarda il mio istituto, ma è chiaro che ogni istituto, nelle specificità che sono state indicate nel consorzio, può ragionare in questo senso. E quindi, anche rispetto a ciò che ho detto venerdì scorso, cioè che avrei riservato le mobilità soltanto agli alunni maggiorenni, e sono ben contenta di non averlo scritto da nessuna parte, mi ricredo, nel senso che se voi riuscite a trovare una struttura che accolga, che so, un piccolo gruppo, trovate il collega o la collega che accompagna questo piccolo gruppo, nulla lo vieta, proprio perché ci è stato concesso un numero superiore alle 40 mobilità studentesche che erano state anticipate. Idem, non saranno più solo 8 i docenti in mobilità staff, non solo docenti, quindi staff significa anche amministrativi, significa dirigente scolastico. Se avete una persona, sto pensando, che so, all'IC di Calcinato, che ha una percentuale altissima di allievi con cittadinanza non italiana, quindi può essere che l'addetta alla segreteria didattica abbia bisogno di un corso sulla mediazione. Ecco, questa persona si può candidare in job shadowing e andare a fare osservazione di una collega con la sua stessa mansione in un altro paese. Potrebbe essere interessante. Oppure potrebbe la stessa persona richiedere un corso per ampliare la sua competenza linguistica. Quindi, o plurilinguistica, che è una competenza chiave europea. Vediamo se c'è una domanda. No. Sì, okay. Marzia, sono io. Volevo dire un paio di cose. La prima è, tu dicevi, se qualcuno ha qualche piccolo gruppo può muoversi, però cioè, io avevo capito che invece gli studenti, che ne so io, potevano essere, non so, due del Beretta, due del Lab, cioè formare dopo dei gruppi, non partire già dicendo, ok, che ne so, il Beretta parte con 10 persone. No, no, è corretto, Moira. Allora, ripetiamo, ti ringrazio per la domanda, ripeto un attimo le possibilità. Gli studenti si possono muovere in piccolo gruppo e, sottolineo, non è ancora chiaro che cosa significhi piccolo gruppo, questo è fondamentale, da 2 fino a 29 giorni. E 2 giorni sono riservati, cioè sono possibili, solo ad alunni con disabilità. Nel senso che se voi mi dite un alunno che non ha alcun problema vuole andare per 2 giorni in Irlanda, 2 giorni di viaggio più 2 giorni di soggiorno, la risposta è no. Se voi mi dite un alunno con disabilità 2 giorni in Irlanda, sì. Ovviamente Repubblica dell'Irlanda, perché è l'unica possibilità all'interno del Regno Unito. Quindi, Moira, va benissimo, anche se il gruppettino è misto, cioè composto da diversi studenti, assolutamente sì. L'importante è che ci sia un accompagnatore. Quindi io nel modulo che vi ho mostrato venerdì scorso dovrò inserire il numero di studenti complessivo, la media della durata della mobilità. Questo è interessante ed è, per una discalculica come me, è una cosa che non posso fare da sola, quindi dovrò chiedere ad Enrico, che mi sta guardando malissimo, aiutarmi a fare le somme, perché nel webinar ti farò ascoltare, Enrico, si parla di media tra le varie mobilità. Non ti dico, quando questi hanno detto media, quanti interventi in chat. Non è chiaro, può ripetere cosa significa media. In sostanza era questo. Se io ho 4 gruppi di studenti, uno mi va per un mese, l'altro mi va per 15 giorni, l'altro mi va per una settimana, eccetera, io devo sommare e poi dividere. Dividere di modo che la diaria per questi studenti, ovviamente nella stessa località, sia unica. Quindi questo discorso della media lo affrontiamo il 30,
quando avremo, spero, notizia certa di quante persone, sia a livello di staff che di studenti, affronteranno la mobilità. Ecco, quindi il mio invito oggi, accorato, è che entro il 30 aprile voi mi sappiate dire chi, per quando, accompagnato da chi, nel caso ci sia appunto il piccolo gruppo. E questa è la prima modalità per gli studenti. La seconda è la mobilità a breve termine individuale. Chiaramente questa non la proporrei agli istituti comprensivi. Io ho sentito nel webinar del 19 anche docenti che vogliono, insegnanti che vogliono portare alunni della scuola dell'infanzia. Ovviamente la domanda è stata: quanti accompagnatori per... Sapete qual è stata la risposta? 15. Un insegnante per 15 bambini. Dopodiché, anche lì, io ho registrato tutto, per cui chi vorrà segretamente potrà vedere la mia registrazione. C'erano, avete presente l'emoticon ghiacciato? L'emoticon ghiacciato con sotto la domanda: ma se all'insegnante viene un infarto? Punto di domanda. Non ha ricevuto risposta a questa provocazione, ma direi che era più che fondata, cioè non era una provocazione, era una domanda sacrosanta. Dopodiché, essendo che ne sono arrivate moltissime in questa direzione, ed essendo che il question time è durato meno di 10 minuti su una valangata di domande, la risposta è stata: vale la normativa vigente. Quindi, Claudia, tu che hai vinto il concorso per dirigente scolastico, dici qual è la normativa vigente? 15. 15. 15 anche per bimbi dell'infanzia. Il movimento è su 15. Va bene, Silvia, allora vai con i tuoi bambini. A posto. No, ma Claudia, ascolta, dammi un parere rispetto a questo. Va bene che stiamo registrando, ma tu sei una persona pacata ed equilibrata, per cui saprai senz'altro dare una risposta adeguata. Che cosa ne pensi? Come sempre, bisogna vedere le finalità di quello che stiamo cercando di organizzare e delle esperienze che vogliamo fare. Quindi il progetto va valutato in base alle finalità. Poi una sensazione così a pelle, che coraggio! Che coraggio muovere 15 bambini quando fanno fatica ad entrare dal cancello della scuola senza lasciare, cioè, alcune esperienze in determinate età della vita possono trasformarsi a volte in traumi più che in esperienze formative. I bambini devono essere pronti, bisogna vedere i bambini, un parere così, non c'è un sì o un no. Come sempre, si parte dalla finalità del progetto, si guarda il contesto e poi si prendono le decisioni. Ecco, io Claudia ti sono molto grata per questa risposta. Te ne faccio un'altra, visto che stiamo parlando. Io so che tu sei stata personalmente in mobilità negli Stati Uniti, me l'avevi raccontato e la cosa mi aveva molto Un affascinato. anno, sì. Puoi magari sintetizzare quali possono essere le difficoltà in una mobilità a lungo termine per i colleghi che magari stanno considerando una mobilità a lungo termine? Ce le puoi magari trasmettere, condividere. Posso sottolineare le difficoltà? Mi sforzerò di farlo. No, le difficoltà ce ne sono tante, soprattutto per un'esperienza come quella che ho fatto io negli Stati Uniti, quindi un travaso completo, chiudi casa, riapri di là le utenze. Per me tutto il contesto relativo all'organizzazione dello spostamento, uno spostamento con Erasmus, non so quanto ci possa tutelare o comunque supportare nella logistica. Sì. Il tassello importante è quello, trovare Sì. casa, quindi pensare di trasferirsi, chi ha famiglia, chi decide di trasferirsi con la famiglia, come ho fatto io, è una sfida importante. Quindi è un impegno che, per
ci vogliono almeno 30 giorni proprio per pensare a tutto, bisogna mettersi, fare una lista, ma veramente è scritta anche a mano per essere sicuri che resta lì e quindi tu pensi tutto, pensi alla tua vita organizzata, quindi medico, banca, il gas, luce, acqua, chiuso di qua e poi vai a riaprirlo di là. Poi, beh, noi siamo nel contesto europeo, non abbiamo bisogno anche del grande tassello, visti, Chiaro, sponsor. chiaro, chiaro. E poi la fatica, quindi, però è l'esperienza che fanno tutti i nostri genitori di alunni che provengono da tutte le altre parti del mondo, perché alla fine sarà esattamente così. Noi che siamo da questa parte della cattedra, da questa parte dello sportello, quando vengono in segreteria per la prima volta, veramente non possiamo immaginare cosa vuol dire andare dall'altra parte. Bravissima. Quindi andare all'ufficio scolastico di una città come San Francisco, chiedere di avere l'iscrizione dei propri figli all'interno del sistema scolastico e quindi pensare, oddio, adesso tutti gli e quindi tu ti metti subito dall'altro lato. Però è un'esperienza che ti dà tantissimo perché ti permette di capire. A parte gli Stati Uniti, come gestiscono l'integrazione, che sono uno stato che ha fatto dell'integrazione la sua essenza. E quindi vedi tutti gli step che una persona deve affrontare e come l'hanno organizzato loro. E l'hanno organizzato benissimo da tutti i servizi che una pubblica amministrazione comunque può dare, dal servizio sanitario. Quindi mi risulta che adesso chi arriva negli Stati Uniti viene immediatamente vaccinato, ad esempio, qualunque posto si trovi, vaccinano al supermercato, per strada. Assolutamente sì. Sì, i Sì. miei amici sono stati vaccinati perché quel giorno avevano accompagnato una persona, tutti sono ormai vaccinati, avevano accompagnato una persona a fare il vaccino, l'hanno fatto anche a loro, ti vaccinano al Ok, ma sangue. noi negli Stati Uniti non ci possiamo andare. Però è lo Perché, stesso, voglio dire, ci sono paesi possiamo dignitosissimi che a quanto insomma mi risulta in una mobilità individuale possano accoglierci. E poi nella peggiore delle ipotesi c'è comunque il corso. Il corso, come vedete, lo stanno offrendo. Se andate in School Education Gateway, magari in questo momento trovate sospeso per Covid, ma stiamo parlando di 15 mesi a partire dal 1º settembre al 30 novembre 2022. Quindi se voi chiedete una mobilità, grazie Claudia per quello che hai detto, molto molto E non ho prezioso. parlato di scuola, e non ho parlato della Va scuola. benissimo così, poi magari se ci sarà un attimo di confronto anche su questo, ma era importante a livello proprio motivazionale quello che hai detto. Dicevo, dal 1º settembre al 30 novembre 2022, quindi 1º settembre 2021, noi possiamo inquadrarci in un'attività di mobilità a breve o a lungo termine. Posso Purtroppo il tempo per ragionare su questo è pochissimo. Chiedere una 30 cosa aprile. ancora da prima, Certo, per Sara. essere sicura di avere capito. Quando tu dicevi per i gruppi, le individuali, ho capito. Quando dicevi per i gruppi, questi gruppi possono essere misti tra scuole e misti tra disabili e diciamo non disabili, ho capito bene? Allora, il disabile può anche partire da solo, in quanto ha tutto un accompagnamento. Ok. Ovvero, se viene documentato dal dirigente scolastico la necessità di uno psicologo, di un Sì, quello assistente sì. alla persona, di un insegnante di sostegno, se viene documentato il costo del trasporto, che so, della sedia a rotelle, della Sì. strumentazione, Ok. tutto deve essere documentato, allegato. E quindi può essere ottenuto il finanziamento. Ok. Perfetto. Io opterei per almeno una mobilità di 2 persone, cioè non lascerei questo studente o studentessa in disabilità sola con il suo insegnante. No, no, ma no, non credo che proporremo disabili. Era per capire quello che avevi detto prima, diciamo nei termini, insomma, corretti. Ok, ti ringrazio. Io non ho parlato di disabilità perché penso di averne parlato abbondantemente la volta scorsa. Comunque è chiaro che l'inclusione è il primo progetto, è il primo obiettivo a livello europeo e è stato anche il nostro primo. E di conseguenza, lo ripeto ancora una volta perché è davvero fondamentale,
Anche la scelta, la selezione, il bando che uscirà a brevissimo dopo questa riunione, penso già all'inizio della settimana prossima, avrà come priorità nella selezione degli studenti quella della fragilità, quindi sia a livello di disabilità, sia a livello di svantaggio socioculturale, svantaggio linguistico. Quindi non ci saranno preferenze per studenti, che so, sto parlando di mobilità a breve termine, studenti con profitto eccellente. No, magari il profitto eccellente lo possiamo considerare per una mobilità a lungo termine, ma per le mobilità a breve termine io davvero me la sento di proporvi questo criterio, cioè il dare la possibilità a chi è in grave difficoltà nel viaggiare o impossibilitato per motivi di contesto in cui vive. Poi è chiaro che se la persona che ha difficoltà e ha anche un profitto di tutto rispetto, io a questa persona offrirei una mobilità a lungo termine. È chiaro che una mobilità a lungo termine per un disturbo, per una disabilità, diventa una cosa No, no, completa. sicuramente, no, 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 per carità. Ma Era si per può fare. comprendere, non perché io avessi intenzione di offrire. Scusa, posso altre due domande, se non esagero, se non monopolizzo. No, Allora, vai. anche noi stiamo cercando le scuole, giustamente, e anche noi avevamo considerato quello che dicevano le scuole che si sono sottratte, di cui dicevi, no, prima, tante scuole. Okay. E noi avevamo anche questa difficoltà, cioè metti che le famiglie, noi la scuola la troviamo, ma la nostra famiglia, per n motivi, tutti giusti, non sia disposta a far partire questi ragazzi, perché qui entra, mettiamo in quarta l'anno prossimo, la seconda l'ha scampata, come sappiamo che l'ha scampata, la terza l'ha fatta praticamente tutto o quasi in DAD, e una mamma, un papà dicono, ascolta, meglio che tu stia a scuola e vediamo. Allora, in caso avessimo zero studenti, possiamo andare avanti con i docenti, sì o no? E poi, se ne al posto di 8, mettiamo che al posto di 8 il primo anno io raccolgo per queste motivazioni 3 studenti. Gli altri 5 possono andare di diritto all'anno successivo? Devono essere ridistribuiti nel consorzio? Cioè, sto pensando a tutti i possibili scenari, capisci? Per avere È un'idea chiaro. chiara. Sara, allora Grazie. mi stai facendo una domanda davvero molto impegnativa, questo rispetto al diritto. Quando si parla di diritti mi metto sempre a tremare perché qui non c'è il mio dirigente dietro che è molto più esperto di me, quindi io non mi sbilancio assolutamente. Ti dico soltanto che tu sei nella massima libertà di dirmi anche, guarda, io quest'anno non ho nessuno e non succede niente, Sara. Poi Ok, grazie. per l'anno prossimo vedremo qual è la valutazione, nel senso, se l'agenzia dirà ma le mobilità che voi avete effettuato hanno avuto un esito soddisfacente, sono state opportunamente disseminate, non credo che ci sia un neo nel dire ma come mai il Leonardo, il De André, che so, gli CD non sono partiti. Penso che questa cosa sia assolutamente comprensibile. L'importante è se decidiamo ovviamente, come penso sia condiviso da tutti, di partire, è che quelle anche poche mobilità che saranno realizzate avranno una disseminazione precisa all'interno delle classi. Questa è la cosa più importante. Cioè, se stanziamo dei fondi per promuovere apprendimento, perché queste sono mobilità per l'apprendimento, sia da parte degli studenti che da parte dei docenti, Chiaro, chiaro. deve esserci prova di questo. Poi, secondo me, lo trovi un docente o un gruppettino, vedrai che lo trovi. E quindi questo problema del diritto adesso non te lo posso Ok, garantire, cioè ok. io No, me era la per metto tutti saperlo, per cioè l'anno prossimo. se si poteva slittare al secondo Sì. anno, oppure se su 8 ne partono 3, come dicevo, questi 5 niente, per Non quest'anno te lo posso scomparirà, dire adesso, non lo Sara. sai. Ti dico soltanto che anche loro sono stati veramente molto sul vago. Quindi hanno detto che questo finanziamento arriverà in agosto
e che potrà essere anche inferiore rispetto a quello che noi chiediamo. Dipenderà da quanto viene richiesto a livello nazionale, perché nel momento in cui hanno detto liberi tutti, cioè hanno detto i numeri che voi avete indicati non valgono più, è ovvio che il ragionamento che noi stiamo facendo lo stanno facendo anche negli altri consorzi. Quindi Certo, se quindi anche di arriva questo abbassare. flusso di richiesta, è ovvio che magari otteniamo il 70% del finanziamento che abbiamo richiesto. A questo punto noi andiamo a garantire i 40 e gli 8, ovviamente, secondo dei criteri che a questo punto decideranno i dirigenti. Cioè, non sarò, spero io, con voi, perché sarebbe veramente ingiusto, cioè, queste responsabilità non le possiamo prendere noi. E sulla base di criteri condivisi si deciderà chi finanziare e chi no, oppure chi finanziare parzialmente e chi totalmente. Sicuramente nel supporto inclusione, cioè chi entrerà con, diciamo, la via speciale dell'inclusione sarà supportato in ogni sua spesa. E il bando di cui parlavi prima, che arriverà lunedì, lo fai tu, cioè viene dal... Di che Viene bando? dal Gambara. Viene dal Gambara. Ok, grazie. Ecco perché prima parlavi di un bando, ma non riuscivo a Viene dal capire. Gambara, sull'esito anche di questa riunione, di quello che voi mi dite, di quello che avete sperimentato in questa settimana, di contatti che avete magari abbozzato. Ecco, per avere un'idea orientativa, rispetto a una bozza che ovviamente già esiste, ma che deve essere in qualche modo corrispondente ai nostri bisogni, quindi non soltanto agli obiettivi, ma anche effettivamente a ciò che può essere richiesto ai nostri colleghi e ai nostri studenti. Ti ringrazio, non monopolizzo più, grazie mille. No, no, Io figurarsi, è volevo stato chiedere utile per tutti. la... Scusa, volevo dire la seconda cosa. Come ti ho scritto un messaggio, cioè ti ho mandato un messaggio, forse non l'hai sentito, per quanto riguarda l'agenzia che ci aveva seguito quando L'ho siamo andati in sentito, Maya. Irlanda. Ecco, mi chiedono delle informazioni più specifiche. Purtroppo, per quanto riguarda le scuole, proprio non abbiamo, non posso dirti niente perché la scuola dove eravamo andati a Londra è appunto a Londra e quindi è fuori dai giochi. Però l'agenzia mi chiede delle informazioni più specifiche, ad esempio quanti, quando, come, cioè. Come, cosa fare anche per eventualmente visite aziendali va benissimo, non è un problema. Però ecco, per le altre domande mi rifaccio a te, nel senso quando, quanti, per quanto tempo. Ecco, preferivo che tu mi se tu mi dai delle direttive, poi sento l'agenzia per essere più precisa, ecco. Ma allora, ogni scuola, credo, a questo punto, quindi al di là dell'aspetto maggiorenni o minorenni, si assume le sue responsabilità. Quindi, se l'Istituto Beretta decide di inviare un gruppo di, che so, 10 studenti per uno stage PCTO, quindi non un tirocinio professionalizzante, cioè per un soggiorno di apprendimento che possa rientrare nei percorsi di competenza trasversale e orientamento. Quindi è stato sottolineato più volte, non possono essere professionalizzanti questi soggiorni. Sto parlando a Moira perché lei insegna in un'IPSIA. Quindi ciò che era inizialmente previsto, Elena, anche voi avete fatto degli stage come stage, adesso rientra nel VET, non rientra più nell'azione 1. Quindi sono due diversi accreditamenti. Noi non l'abbiamo per il VET. Quindi se hai degli studenti che vogliono fare un'esperienza di lavoro, deve essere in tutti i modi documentato come PCTO, quindi deve fare base in una scuola ed eventualmente, come dicevi tu, Moira, nel vocale, prevedere, che so, la visita di un'azienda oppure l'intervista a determinati operatori del settore, eccetera. Ma non può essere un tirocinio. Assolutamente, non può essere un'attività professionalizzante. Quindi Scusa, ora, Marta. se ho capito bene, scusa poi Elena, scusami. Quindi se ho capito bene, io posso scrivere a questa agenzia dicendo un periodo, un tot di studenti e cosa fargli fare? Ho Esatto, carta, tra virgolette, carta bianca? dopodiché, se tu hai il feedback da loro, cioè noi Sì. abbiamo trovato dove collocare, mi dice esattamente il paese, quanti giorni. Chi accompagna e per me è chiuso. Non mi servono altre informazioni. Perché
per il momento. In agosto, quando arriveranno i finanziamenti, allora dovremo formalizzare il tutto. Dimmi, Erna. Volevo semplicemente appunto chiedere le caratteristiche che deve avere la scuola accogliente per gli studenti, cioè possono anche semplicemente fare dei corsi di lingua gli studenti, oppure... Devo rientrare nei 10 obiettivi, Elena. Okay. Che sono, se, adesso li rivediamo rapidamente, comunque, l'inclusione, la competenza plurilinguistica, la competenza culturale, musicale, artistica, la competenza del sé, una educazione all'affettività, la cultura del ricordo, la cultura della memoria, la competenza digitale, il coding, la mediazione. E qui mi soffermo in quanto, come voi sapete, il tutto è stato ispirato dall'incontro con Cristina Monti, l'ho messo anche questo, la locandina del convegno nella cartella condivisa. E Cristina sarebbe disposta, su mio invito, su nostro invito, il mio nel senso come referente del progetto, a condurre qui in Italia un corso sulla mediazione. Quindi se sarà possibile in presenza già da settembre, oppure a distanza, però questo mi sembra, essendo che è uno dei costi che possiamo prevedere, mi sembra una cosa più che pertinente. E allo stesso modo anche voi, se avete degli esperti, Elena, che possono essere invitati rispetto agli obiettivi che noi abbiamo avuto approvati, quindi ripeto, mediazione, competenza digitale, insomma pressoché tutto, la loro spesa, quindi sia il viaggio sia il corso, può essere finanziata. E questo formerebbe molto anche le persone che magari tra di voi, come docenti, insomma, mobilità staff, non se la sentono di partire il primo anno. Posso capire. Scusa, ma con che soldi viene finanziata? Cioè, mi chiedo, sono soldi, cioè noi dobbiamo prevedere anche il finanziamento all'interno del progetto di queste cose sì, in due sì, anni? Sì, possiamo richiederlo, al di là delle 40, e questa è una novità che è proprio di questo programma, e che non è stata chiarita, attenzione, nel webinar del 19, ma ci siamo arrivate io e Cristina leggendo bene il programma. E poi abbiamo chiesto conferma all'Agenzia Nazionale e la risposta è stata sì. Ovvero, può essere richiesto anche il finanziamento di un esperto. Che venga a formare. Lo scriviamo noi. Quindi questo esperto dovrebbe rispondere ai 10 obiettivi che abbiamo, giusto? Sì, a uno dei dieci. Però deve essere pertinente a uno dei 10 obiettivi, lo verrebbe a fare da noi in Italia, immagino in italiano, non si parla di... Ok, potrebbe essere anche in lingua, potrebbe essere anche in lingua, perché comunque abbiamo le risorse per tradurre e fare qualsiasi cosa, insomma, nell'ambito 6 abbiamo delle belle risorse. E potrebbe essere sia in presenza che ovviamente online. Esattamente. Però anche questa cosa qui, noi adesso possiamo fare una previsione che magari nel giro di 6-7 mesi, io mi auguro un anno, venga smentita, cioè adesso uno prevede qualcosa online, ma è chiaro, Daniela, ma di questo sono assolutamente consapevole. Però cambiano i costi. Cioè, nel senso che se adesso prevedo l'intervento di Tizio online, lui mi spara 200 euro. Se mi viene in presenza... Chiaro, Daniela. Anche i numeri, le giornate che vi ho indicato per i ragazzi, sono relativi alla mobilità fisica. È scritto nelle note, mobilità fisica. Dopodiché è chiaro che noi possiamo fare tutta una serie di attività, e lo vediamo ora, in e-twinning, con corsi online, con School Education Gateway, che nel caso di e-twinning sono assolutamente gratuiti, nel caso di School Education Gateway sono a pagamento, ma con una cifra, come tu stesso hai detto, Daniela, inferiore. Cioè, come l'esperto può chiedere 200 euro per l'online e, che so, 1700 euro se deve pagarsi anche i viaggi, allo stesso modo se io frequento un corso sul teatro e l'inclusione a Amsterdam, se lo faccio online mi viene a costare tot, se devo andare ad Amsterdam è chiaro che mi viene a costare anche più di 4 però volte. Adesso noi
mettiamo, quindi noi adesso però dobbiamo anche già pensare se lo faremo online o in presenza. Sì, ma all'agenzia interessa la mobilità fisica, dopodiché se noi avremo la possibilità di svolgere solo quella online, chiaramente restituiremo. Sì, no, forse non mi sto, ok, no, però mi sto spiegando, ipotizziamo che il tizio che io decidi di chiamare o quello che è, o anche una mobilità la vuoi fare online, perché adesso conviene farla online, tra 6 mesi si sblocca tutto e lui dice guarda vengo a fartela in presenza. Esatto, io devo considerare le sue spese per la presenza. Caspita, ma adesso noi come facciamo già a saperle? Possiamo già quantificarle secondo te? Sicuramente, perché se tu mi dici chi è l'esperto, da dove viene e che cosa lui prevede come costi per il suo intervento, io scrivo quindi tutto questo. Quindi noi adesso metteremo, cioè l'idea è, se chiamiamo un esperto, adesso io non sto pensando di chiamarlo, però se chiamiamo un esperto dobbiamo già mettere dentro la spesa somma, cioè il massimo che noi andremo a spendere, quindi se lui venisse in presenza, se poi la cosa si farà online, meglio. Abbiamo esatto, però deve essere, non è una cifra così forfè, deve essere precisa. Ok, però ragioniamo. Quindi non troppo alta, non troppo bassa, sì, giusta, sì. Quella che corrisponde ai nostri calcoli. Ecco perché guardo fissamente Enrico. Perché dovrò fare i conti e non sono capace. No, immagino, però ecco, dobbiamo quantificare, quindi non dobbiamo dire, vabbè, adesso questo corso ci costa 200 euro che è online, tra 7 mesi questo qui lo fa solamente in presenza e noi restiamo senza, dobbiamo ragionare. Non soltanto noi, tutta Europa o comunque sì, non... Italia. Ecco. Però sai, Va bene, grazie, scusa. Niente. Cioè, quello che io pensavo fosse il mio problema venerdì scorso, visto che era il problema di tutti lunedì 19, cioè tutti avevano messo un numero molto limitato. È chiaro, sia a livello di scuola accreditata che di consorzio, ma è evidente, insomma. Quindi mi sono rappacificata con me stessa. Marzia, scusa, un'ultima cosa. Il numero massimo di giorni in cui i ragazzi possono stare... In mobilità è 29, hai detto? Allora, mobilità a breve termine per piccoli gruppi o per mobilità individuale fino a 29 giorni. Ok. 2 giorni solo in caso di disabilità grave. Sì. E mobilità a lungo termine da 30 fino a 365. Anche per gli studenti? Però individuale a lungo termine. Anche per gli studenti. Per i docenti solo in attività di insegnamento però. Io ad esempio mi sono informata perché mi sono detta, se io vado in Germania e lì l'anno scolastico finisce a luglio, io posso comunque chiedere 365 giorni? La risposta è stata sì. Poi che cosa io possa inventarmi? Il viaggio di istruzione in Italia, gli stage in Italia per gli studenti? Cioè una cosa, un compito sarà mio, cioè se io chiedo l'anno devo comunque documentare nei giorni in cui resto in mobilità che cosa faccio e che impatto può avere questo sulla mia comunità scolastica. Considerato che appunto parto da sola. Allora, ci sono ancora domande rispetto a queste novità introdotte dal webinar? Posso chiedere una cosa alla collega Bontacchio, scusa per interrompere. Parli di un'agenzia che ti aiuta, che sicuramente è da pagare. I fondi per quell'agenzia sono della scuola? No, mi sembra di aver capito da quello che ha detto Marzia, che visto che questa struttura organizza viaggio piuttosto che scuola, pernottamento, eccetera, vitto alloggio, eccetera, che sia spesato da Erasmus, giusto Marzia? Allora, voi ricevete per ciascuna mobilità una diaria. Quindi non è che io metterò spesa per l'agenzia X, no. Io dirò, si va, che so, in Irlanda, Repubblica dell'Irlanda, si va in questa scuola per 3 settimane, allora io metterò quel gruppo di 3 studenti, 3 settimane a questo costo, all'interno di quella spesa io dovrò gestire la loro mobilità e documentarla. Quindi voi mi presenterete in quanto scuola coordinatrice, quindi all'ufficio amministrazione Liceo Gambara, le spese che avete sostenuto all'interno di quel budget che sarà voi assegnato per quel gruppetto. Ok? Quindi se decidete di inserire altri ragazzi restando in quella spesa,
Io ve lo dico per esperienza, forse non dovrei dirvelo, ma essendo che l'ho fatto nell'Erasmus precedente, ve lo dico. Cioè io avevo la mobilità pagata per 8 studenti ogni volta e ne ho sempre portati 10 per ogni mobilità. Quindi considerate che c'erano 4 mobilità all'anno per 2 anni. Tutte le volte sono riuscita a portare 2 studenti in più, perché avevo con la diaria a disposizione, ed essendo i ragazzi ospitati dalle famiglie, avevo sempre un budget a disposizione che mi consentiva di pagare il viaggio ad altri 2. Anche se poi risultavano soltanto quelli lì, quegli 8 lì. Non perché, perché il viaggio è un capitolo a parte, viaggio è un capitolo a parte. Quindi in quella diaria io posso farci restare, per esempio, un pezzettino del pagamento dell'agenzia che mi aiuta. Questo esatto. È il discorso. Oh, esatto. Adesso è chiarissimo. Ma, grazie a tutti e due. Scusa Marcia, ma può essere giustificabile la spesa dell'agenzia all'interno dell'Erasmus? Perché poi contabilmente deve risultare. Deve risultare contabilmente, ma nel momento in cui io destino, Elena, allora io lo dico qui, io non sono un'amministrativa, mi baso su ciò che leggo e purtroppo in questo momento le cose sono poche e confuse, però se io ho un budget a disposizione, ragionevolmente, poi mi dirà Claudia, che queste competenze le ha, io posso pensare che all'interno di quella somma posso gestire in modo trasparente, garantendo il benessere dei miei studenti senza dover fare preferenze, privilegiare l'uno o l'altro, nel senso ciò che è dovuto all'agenzia è dovuto, è documentato affinché il tutto si svolga in maniera regolare e serena. Non so, tu cosa dici Claudia? Probabilmente si potrà trovare un capitolo in cui inserire le spese dell'agenzia, io presumo proprio di sì. Bisognerebbe anche vedere poi il tipo di rendicontazione al termine del progetto. Sì. È molto snella, perché se noi pensiamo, io ne parlavo con Laura, la nostra bravissima di SGA, cioè quando lei ha detto, quando ho preso in mano la rendicontazione Erasmus ero strarilassata. Quando la rendicontazione PON mi si rizzano i capelli, cioè il PON è allucinante. Infatti io pensavo a un tipo del genere. Cioè il PON è fuori dalla grazia di Dio e peraltro deve ancora ricevere, mi diceva l'altro giorno, dei fondi di un PON che abbiamo vinto nel 2017. Mentre noi abbiamo chiuso l'Erasmus, partenariato strategico di 4 scuole, nel giugno 2019 e dopo 2 mesi abbiamo avuto il saldo. Quindi prima abbiamo avuto il 70% della somma, una volta che abbiamo presentato la relazione, cioè un mese dopo la conclusione, un mese ci hanno messo per valutare il tutto e ci hanno dato il saldo. E penso che anche Elena o chi di voi ha già fatto esperienza di Erasmus o di Comenius abbia potuto constatare che davvero sono rapidissimi nell'erogare. Io, già che ho il microfono aperto, avevo anche una domanda. Ero interessata al tempo di permanenza della persona eventuale che proviene dall'estero, il soggiorno da noi in Italia. C'è un limite di tempo? Il limite è quello del corso. Cioè, lui, in sostanza, Claudia, questa persona che viene... può tenere un corso e quindi io presumo sia della durata di 10 giorni massimo il corso più il viaggio. Dopodiché c'è un capitolo che devo ancora approfondire, che parla di, e neanche questo Cristina, neanche l'agenzia Erasmus, io l'ho fatta la domanda, ma vi spiego il contesto. Alla fine del webinar hanno lasciato uno slot di 5 minuti per formulare le domande, cioè hanno aperto answering question, noi abbiamo scritto, sembravamo così alla corsa podistica, abbiamo tutti scritto cercando di andare veloci, poi hanno chiuso lo slot e hanno dedicato 10 minuti, per cui tutte le domande che ho scritto io non hanno avuto risposta. C'era anche questo, cioè io ho letto che c'è la possibilità da parte dell'azienda organizzatrice, viene chiamata così comunque, della struttura organizzatrice, di finanziare la formazione di soggetti invitati.
Cioè, non so, tu Claudia conosci una docente in Francia che vuole venire a fare un'attività di formazione, lei, cioè vuole formarsi, noi possiamo in teoria, da quello che ho letto, finanziarla. Ma io questo non ve l'ho detto perché l'ho solo letto e non ho trovato nessuno che mi ha dato conferma. Mentre per la questione dell'invito dell'esperto ho avuto conferma anche dall'agenzia spagnola tramite Cristina, perché è nell'agenzia spagnola, per questo discorso non ho avuto alcuna conferma, quindi non me la sento di dirti più di 10 giorni. Io mi sento di dirti 10 giorni, che è la durata di un corso. Dopodiché mi riservo, Claudia, entro il 30 di aprile di darti una notizia più precisa, se riesco a recuperare informazione. Grazie. Tu avresti una persona da invitare per lungo tempo? Una persona in particolare adesso non, no, però pensavo alla grande possibilità e risorsa per le nostre scuole per avere un esperto esterno, magari anche a lungo termine. Chiaro. A lungo termine, per un bel periodo, veramente avrebbe una ricaduta fortissima su tutte le nostre scuole. Beh, ma allora possiamo pensarci per i prossimi anni, Claudia, quando anche la situazione sarà un pochettino più chiara, anche perché il regolamento, Claudia, non è ancora uscito, cioè è presente. Noi dobbiamo adesso fare una domanda in assenza di regolamento, e tu che appunto sei dirigente sai quanto è grave questa cosa. Eh sì, assolutamente sì. Quindi non me la sento assolutamente di se non fare ipotesi o di dire cose che sono state supportate da altri. Avevo una domanda io, scusate, forse hai già detto la volta scorsa. Noi siamo appunto ancora indietro sulla ricerca delle scuole. Che caratteristiche devono avere? Possono essere scuole di lingue o devono essere proprio... No, devono essere incorporate nel sistema scolastico del paese. Ok, e altre caratteristiche? Allora, innanzitutto devono essere affidabili, Silvia. Sì. Quindi devono sicuramente, noi dobbiamo essere elastici, nel senso che se non ci saranno le condizioni per una mobilità fisica, non saranno certo loro a dover giustificare la cosa, ma qualora ci siano le condizioni per viaggiare, ci deve essere un accordo, anche se non scritto, perché io non devo allegare nessun accordo con le scuole, ci deve essere un accordo tra i due dirigenti. Sì, infatti stavamo pensando a istituzioni in cui siamo già stati, che conosciamo, chiaro, bene. Chiaro. Però ecco, questo è il punto fondamentale che dobbiamo assolutamente... Certo, assolutamente. Grazie. Questo è il punto fondamentale. Il problema è che, vi dicevo, le scuole con cui il liceo Gambara è già in contatto non stanno confermando. E questo è tristissimo. Vi dicevo, qualcuno a livello nazionale ha rinunciato direttamente al grant per il 21-22 e non succede niente, nel senso... Non è che viene valutato negativamente, si parte con il consorzio dal 22-23. Io non intendo mollare però, assolutamente. Quindi, però se una scuola decide di mollare, le altre possono, giusto? Cioè all'interno del... Ah ecco, non è che... Cioè il consorzio parte lo stesso. Io chiederei comunque a ciascuna delle 8 scuole di mandare almeno, non so... No, ma noi stiamo lavorando, per l'amor di Dio, però era per capire che non è che una impedisce alle altre, giusto? Ma no, una... ecco. Assolutamente, okay, ci mancherebbe, no, no. Ci sono state invece scuole che hanno voluto inserirsi, ma la risposta, ahimè, è stata negativa. Ditemi, possiamo procedere? Allora, considerate che sono già le 18 al discorso di Twinning e School Education Gateway? Okay. Sì. Va bene. Allora, nella cartella condivisa, e adesso vi rimetto il link, ho inserito anche il manuale eTwinning. Allora, per chi magari fosse stato assente o non ha avuto modo di vedere dall'invito, adesso io rimetto il link in chat. Ecco, questo è il link a tutta la cartella. Troverete una sottocartella di Twinning, eccola qua.
nella quale ho messo esclusivamente il manuale. È aggiornato al 2020, è l'ultimo che è uscito. Adesso lo ingrandisco un attimo. L'appello che io faccio a voi, indipendentemente dal mandare o non mandare ragazzi o studenti o anche bambini, insomma, ci siamo detti che a questo punto se il dirigente è d'accordo, se le famiglie sono d'accordo e soprattutto se c'è un docente che accompagna, possono andare anche alunni minorenni. Quindi, indipendentemente dal fatto che i bambini vadano in mobilità, io consiglio già da quest'anno di realizzare, quindi dal 1 settembre 21, dei progetti in gemellaggio elettronico. No, questa è quella del 2019, ma è, comunque non è cambiata. Allora, in questo manuale vi si spiega che cos'è i twinning, la rete i twinning, chi può iscriversi, come fare didattica, come registrarsi, come creare un profilo, come anche ad attingere a delle best practice presenti, come entrare in contatto con altri colleghi, come creare un progetto collaborativo, condividere con la community, fare aggiornamento e come eventualmente anche accedere a riconoscimenti e premi. Ad esempio, scuola e twinning potrebbe essere un riconoscimento che dà accesso e dà punteggio per un'eventuale domanda Erasmus+. Quindi c'è poi un glossario di riferimento utilissimo per chi magari ancora deve creare un profilo e non ha molta dimestichezza con la lingua inglese. Una brevissima storia, quindi i twinning è la più grande community europea di insegnanti, è nata nel 2005 su iniziativa della Commissione europea. E in che cosa, qual è il compito principale? È quello di mettere in contatto docenti e studenti favorendo la collaborazione e la comunicazione, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie. Rispetto, dicevo, al 2005, direi che i twinning ha fatto molto, molto, molto prima dell'epoca Covid. E quindi molto ne hanno giovate le persone che lavorando in e-twinning molto prima di quanto appunto dell'avvento di questa pandemia ha potuto sfruttare le sue competenze acquisite. Quindi io ho davvero tante colleghe, tanti colleghi che hanno detto meno male che avevo lavorato un po' in e-twinning. Prima di tutto perché appunto c'era già dimestichezza con concetti come videoconferenza, chat, Padlet, video digitale, eccetera, ma anche perché c'era contatto da parte degli studenti che magari erano chiusi a casa con realtà fuori dall'Italia. Quindi loro hanno potuto tranquillamente continuare i loro progetti. Anzi, addirittura durante il lockdown era possibile fare progetti anche nazionali, adesso non più. Il primo lockdown, quindi la didattica ha continuato in modo eccellente. Quindi questa nuova didattica introdotta nel 2005, a mio parere, non può che essere implementata grazie alle competenze che si sono sviluppate nell'ultimo anno. Per cui, come vedete qui, è la piattaforma informatica ufficiale per la collaborazione tra le scuole nell'ambito dell'azione chiave 2 che era presente nel 2019 e che adesso con il nuovo programma ancora non ben definito, perché dicevo poco fa non è ancora presente un regolamento, andrà a finanziare delle cooperazioni, partenariati, cooperazioni un po' diversa dall'azione chiave 2 che c'era invece nel programma precedente. Ma per quanto riguarda i twinning, perché vi serve sia per l'azione 1 che per l'azione 2? Perché qui vi presentate come docenti e presentate la vostra scuola, presentate il vostro progetto che, se funziona bene a livello di gemellaggio elettronico, ha buona probabilità poi di sfociare in un K1 o in un K2 successivo all'interno di Erasmus. Qua vi dice appunto di accedere alla piattaforma Erasmus, di cui vi ho già dato molta documentazione in cartella.
Vi dà alcune altre informazioni rispetto ad esempio ai referenti twinning, cosa vuol dire ambasciatore twinning, quali sono i paesi aderenti, chi può iscriversi, quindi docenti, dirigenti, altro personale non amministrativo, quindi gli studenti vengono invitati da noi. Questo è molto importante da dire da subito. Quindi anche i bambini piccoli, gli insegnanti non devono preoccuparsi, i bambini non devono creare account o registrarsi, assolutamente, ricevono da noi delle credenziali che possiamo generare solo noi come docenti referenti, vi farò vedere come, e sulla base di queste credenziali i bambini accedono in Twin Space e lì possono caricare le loro cose, le fotografie, i disegni, i piccoli video, i brevi video, insomma una cosa molto carina in collaborazione con bambini di altri paesi. Io ci credo molto e spero insomma che anche chi di voi ancora non se la sente di fare il passo della mobilità fisica decida di scegliere questa opzione di gemellaggio elettronico. Ecco, mi raccomando, i twinning non è ammesso in i twinning il personale di università, scuole non paritarie, società private, corsi serali, CPA, cioè centri per l'istruzione degli adulti, ex CTP, e centri di formazione professionale, a meno che in questi ultimi non siano previsti dei corsi della durata di almeno 3 anni aperti a discenti in obbligo scolastico. Ecco, questa è la clausola. Poi ci sono 6 buoni motivi per lavorare in e-twinning, comunque mi sembra di averveli già un pochino anticipati, e qui si va invece al come. Quindi come registrarsi, si clicca su iscriviti, nella pagina principale del portale europeo, la iscrizione prevede 2 fasi, una pre-registrazione e una registrazione. Nel modulo di pre-registrazione vengono richieste alcune informazioni di base, il paese, il nome, l'indirizzo mail, la password. Mi scuso con chi di voi è già in e-twinning, ma è importante per chi invece non ha queste informazioni. È importante indicare un indirizzo email valido, non quello scolastico, altrimenti il vostro account resta legato alla scuola in cui prestate servizio, quindi utilizzate il vostro account personale, poiché a quest'ultimo verrà inviata una mail automatica contenente il link che permette di completare la registrazione e creare così il profilo e-twinning personale. Quindi questo è ciò che dovrete compilare, nulla di nuovo. Una volta ricevuto il link di pre-registrazione, si accede alla fase di registrazione vera e propria. E anche questo è articolato in 4 fasi. Quindi, prima fase, si associa al proprio profilo l'istituto di appartenenza. Quindi, nel mio caso, io mi sono associata al Liceo Gambara, in quanto era già presente, cioè era già stato fatto il profilo della scuola. Nel caso la vostra scuola non sia ancora presente nel database di Twinning, basta andare dal DSGA e in 2 secondi la cosa è fatta. Fornite informazioni sul vostro ruolo all'interno dell'istituto, compilate il vostro profilo, quindi il più dettagliatamente possibile, in modo anche carino, insomma creativo, descrivete chi siete, indicate una preferenza per la lingua di comunicazione e l'età degli alunni da coinvolgere nei vostri progetti. Quindi se lavorate in una scuola dell'infanzia, probabilmente indicherete la lingua italiana come lingua di comunicazione e magari siate molto chiari nel dire i miei bambini hanno questa età, è chiaro. Quindi se volete comunque optare per la lingua inglese, sappiate che potrete andare a fare dei progetti con dei bambini non di madrelingua inglese, che come i vostri magari qualche parolina la sanno, quindi magari ci saranno delle filastrocche, delle piccole poesie, delle brevi poesie, che comunque rappresentano un bel passo in avanti in termini di competenza interculturale e plurilinguistica. Alla fine si verificano i dati inseriti e si termina la registrazione.
Suggerimento: nella fase di registrazione, prima di fornire i dati della scuola, si consiglia di verificare che il proprio istituto non sia già inserito da un collega. Se così fosse, andrà infatti selezionato il profilo scuola già presente nel database, come vi dicevo, senza registrarne uno nuovo. Quindi mi raccomando, se avete l'impressione che la vostra scuola non ci sia, andate comunque a controllare in segreteria, in amministrazione, perché magari non l'avete trovato, ma il profilo esiste, magari fatto, che so, 10 anni prima, ma se esiste dovete fare riferimento a quello. Considerate che eTwinning esiste dal 2005. Il tuo profilo, quindi qua ci sono consigli su come realizzare i profili, poi vi farò vedere il mio per avere così un esempio. Chiedo fin d'ora a Elena di dare lei un esempio di best practice, anche se avremo davvero poco tempo, Elena, rispetto al bellissimo progetto che io ancora non ho avuto modo di esplorare pienamente, che stai proprio conducendo in eTwinning. Per cui io adesso vi scorro velocemente questa guida. Devo mostrarlo, devo entrare in eTwinning e mostrarlo. Ma guarda, io adesso mostro semplicemente la mia poverissima pagina, giusto per non sconvolgere, che tu avrai una pagina ricchissima. No, una pagina, ho solo quello. Va bene, comunque qui trovate davvero tutte le informazioni, anche per quanto riguarda la formazione o autoformazione che potete svolgere. Quindi ogni step è veramente chiarito. Vedete che c'è una sezione formazione, aggiornamento e supporto in presenza con seminari anche regionali. C'è ad esempio il liceo Copernico che offre regolarmente degli eventi, in quanto ci sono delle ambasciatrici a Brescia che utilizzano appunto come base il Copernico. C'è una docente proprio lì. Ok, questi sono i riconoscimenti, come vi dicevo, quindi certificato di qualità nazionale, premio nazionale eTwinning, premio europeo eTwinning, certificato di qualità europeo. Ecco, questo è tutto il ciclo, con suggerimenti e quant'altro. Insomma, penso troviate davvero una buona guida qui. Ora, io sono entrata, questo è già il mio Twin Space, faccio un passo in indietro, vediamo innanzitutto se è ancora loggato, ok, è rimasto loggato, benissimo, andiamo qua, no, va bene, allora mi rifaccio il login velocemente, quindi sono andata, in quanto già registrata, in accedi. In questo momento io sono, allora, andiamo alla... Non voglio andare in Erasmus, torno indietro, in eTwinning. Facciamo come se io non fossi entrata prima, così vi semplifico la cosa. Digitiamo eTwinning, come se voi non foste mai andati. Ecco, questa è la pagina che vi si presenta dopo che avete effettuato la registrazione. Per cui... Se non avete registrato, ecco qui non l'ho registrata, ok. Facciamo così. Tolgo questa password, metto quella vera, che non è stata memorizzata, e dovrei entrare, esatto. Ok, questa è la pagina del mio profilo. Quindi qui ci sono, nel menu di... sinistra, i miei eventi, i miei progetti, i miei gruppi, il mio portfolio, con anche degli eventi in corso che mi sono suggeriti in base alle mie preferenze che ho elencato nel mio profilo. Quindi agenda, vedete, seminari regionali, l'ultimo 9 marzo, premi europei, i eTwinning e DAD, cioè cose che mi hanno colpito e interessato in questo momento. Ci sono anche le preview dei prossimi eventi, quindi ad esempio questo corso regionale nel nord della, per nord della Macedonia, Bulgaria, Grecia e Turchia, questi brevi laboratori. Nella parte centrale c'è la possibilità, vedete, di creare un post oppure di leggere qualche post che vi viene inviato dalle persone con le quali siete in contatto.
Dopodiché vedete che nel menu in alto ci sono questi spazi, persone, eventi, progetti, gruppi, forum del partner, sviluppo professionale. Se voi andate a, questo è i Twinning Live, quindi se voi andate a profilo, questa è la mia pagina, se cliccate ulteriormente sul vostro profilo, vedete in sostanza quello che finora ha acquisito i Twinning rispetto alle vostre performance. Io non ho una gran progressione, 30% comunque è già qualcosina all'interno di Twinning, e questo significa che in termini di collaborazione, comunicazione all'interno della piattaforma qualcosa è stata fatta. Anche in questo caso, vedete, ci sono i miei ultimi interventi, gli ultimi post che ho segnalato nel progetto, che adesso andiamo a vedere. Quindi questa è la pagina di eTwinning Live, all'interno della quale voi lavorerete con i vostri bambini. Adesso andiamo a vedere i progetti, quindi andiamo nei miei Twin Space, e vedete che c'è un archivio con i gli Twin Space attivi e i Twin Space chiusi, cioè io ho questi quattro progetti che ho chiuso, quindi davvero molto pochi. Questo era quello che poi è stato fatto durante l'Erasmus, quindi sulla cultura dell'accoglienza, e questo invece è quello che ho in atto, quindi ancora aperto, vedete che c'è la cartella aperta, ed è con un liceo di Hermannsburg, che è vicino ad Amburgo, e i ragazzi lì studiano latino, per cui il titolo di questo progetto è Studenti di latino di Hermannsburg alla ricerca delle tracce romane, quindi a Brescia. Loro hanno proprio all'interno di eTwinning cercato una scuola che avesse delle tracce in Italia, che avesse delle tracce della civiltà romana, e io ho risposto ed è nata così questo bel sodalizio. Quindi guardate, io prima con i ragazzi ho voluto fare, in onore di questo corso, questo è il mio ultimo post, vedete 23-4, ho voluto far caricare i ragazzi il monumento di San Faustino e Giovita, che ho scoperto esserci in via Turati, perché questi ragazzi dovevano venire da noi, a causa della pandemia non sono venuti, per cui noi stiamo cercando di caricare tutta una serie di materiali che possa far capire loro com'è la nostra città. E essendo che la mia collega aveva caricato dei bellissimi podcast in latino sulla leggenda di San Faustino e Giovita, vi faccio sentire, forse non sono su Chrome, non sentirete, non so, sentite? Denique Brixiam Reverterunt. Voi sentite? Ubi sub Adriano imperatore iterum excruciati sunt. Sì? Et sì. Perfetto, ok, si vede che allora è solo con i video che non funziona bene. Quindi la professoressa Silvia Quarantini, che insegna da noi italiano e latino, aveva creato questi due podcast che poi abbiamo pubblicato sulla storia di San Faustino e Giovita. Poi che, quali sono gli altri? Poi ti lascio la parola, Elena. No, ma hai spiegato tu bene le cose, non importa. Non credo. Allora, questi sono invece dei lavori che hanno realizzato i ragazzi. Questo è un audio sulla Vittoria Alata. Vediamo se si sente anche questo. Questo è un Padlet. Vediamo se si sente. Questo è l'inizio. Der Sieg Alata. Ok. Der Sieg Alata ist eine bronze Statue. Sì, ovviamente la lingua veicolare è il tedesco, quindi c'era qualcosa sul foro romano, sul teatro romano, sulla Domus. Ecco, la nostra allieva, bravissima musicista, ha registrato invece la Gune Petit di Satin, quindi questa è stato un bellissimo laboratorio che abbiamo fatto. Vediamo se si sente anche questo che ho caricato. Questa è la solita sigla dei nostri podcast. Un po'. Guten Tag. Tabitha De Martino spielt jetzt für uns die Gune Petit von Henri Satin. Ok, ecco,
questo era questa ragazza, per vari motivi che non posso illustrarvi, comunque non aveva potuto andare a Helmholtz, però ha voluto raggiungere gli amici con questo pezzo musicale stupendo, che se volete potrete andare a sentire contenuto in questo Padlet. Poi c'è anche un Padlet ulteriore, anzi c'è un mio video, vediamo se compare, eccolo qua, videoconferenza, forse, eccolo qua, questo è un video che io avevo creato ancora prima della, Willkommen in Brescia, della pandemia. Zur Zeit der Römer war das an der Via Gallica, ecco, quindi non so se lo sentite, comunque è un mio video digitale che poi ho postato su YouTube, in cui presentavo un pochino Brescia ai nostri colleghi. Ecco, è molto semplice, non pensiate sia complicato lavorare su questi progetti, nel senso che ci sono a disposizione veramente delle piattaforme stupende, quindi avete le pagine, avete la pagina dei materiali, ad esempio queste le abbiamo messe proprio oggi, questo è il Denkmal di San Faustino e Giovita, c'è il forum in cui comunicare, creare commissioni, si può entrare nella chat, organizzare una videoconferenza e per ultima cosa vi dico come fare a invitare i bambini, che è la cosa più importante. Questi sono gli alunni che sono iscritti. Se voi avete un nuovo alunno da iscrivere al progetto, andate a invita membri, quindi siete in TwinSpace, invita membri. Può essere un insegnante, un alunno o semplicemente un visitatore. Se è un alunno, voi scrivete qua il nome, se ad esempio l'alunno ha dimenticato la password, è già registrato, allora vi appare il suo nome utente, ad esempio, non so, questa è un'alunna che io ho, probabilmente non risulta, allora fate verifica, ok, in questo caso lo mettete nei nuovi alunni. Quindi scrivete nome e cognome, verificate e create sia un nuovo utente, che presumibilmente sarà rebecca.faini2, e una nuova password che scegliete con lei. Dopodiché, senza stampare niente, cioè deve essere un accordo tra voi e lo studente e la famiglia, se il bambino è piccolo, comunicate quella password che è stata decisa e sarà quella, la credenziale unita al nome utente, nome.cognome, con la quale i bambini entreranno in questo spazio del progetto. Do senz'altro la parola quindi adesso a Elena, quindi chiudo la mia presentazione per questa best practice. Per quanto riguarda School Education Gateway, vi ho messo tutti i link nell'invito, per cui è davvero molto guidata l'esplorazione, lì potete trovare dei corsi se siete interessati alla mobilità di formazione, quindi corsi per la competenza linguistica, corsi per la mediazione, corsi anche a livello disciplinare, se volete approfondire il coding oppure volete approfondire le vostre competenze in ambito teatrale, musicale, artistico, ecco. C'è davvero un po' di tutto. Vai Elena. Niente, io dico semplicemente che è una grande opportunità perché potete conoscere nuovi colleghi e varie scuole, ma penso che tutti sappiano cos'è il Twinning e noi stiamo facendo un progetto sulla consapevolezza digitale con i ragazzi, siamo in 8 paesi, in 7, scusate, Francia, Spagna, Italia, anche un'altra scuola italiana, il liceo di Barletta, Nord Macedonia, Grecia e Turchia. Questo è il progetto, è diviso in questo modo, dunque è basato soprattutto su The Web We Want e Generazioni Connesse, e quindi consideriamo appunto i vari capitoli considerati, non so se conoscete Generazioni Connesse e The Web We Want, comunque consideriamo appunto la consapevolezza digitale dei ragazzi e quanto sono a conoscenza delle difficoltà che si hanno e della privacy che bisogna avere quando appunto si opera sulla rete. Parliamo dei diritti, delle responsabilità
e quindi parliamo anche dei termini, delle condizioni, un po' insomma di tutto quello che riguarda il digitale. Il progetto è diviso in pagine, sono 7 pagine, ci sono materiali, carichiamo qua i materiali, ecco, che possono essere file oppure video. Abbiamo fatto delle videoconferenze, facciamo delle videoconferenze, abbiamo organizzato un dibattito in inglese, e ragazze operano per lo più attraverso il forum e attraverso varie applicazioni. Quali applicazioni? Che possono essere il Padlet, il solito Padlet, ma anche altre che penso che conosciate bene o male tutti, non sto nemmeno a spiegarveli. Comunque sono diversi, vi faccio vedere. Per esempio Mentimeter, abbiamo utilizzato Mentimeter per fare dei sondaggi con i ragazzi, abbiamo utilizzato il Padel per raccogliere delle informazioni, utilizziamo per esempio Flipgrid per fare dei video e per organizzare anche dei dibattiti in asincrono, non so, cioè un po' così, è un po' riduttivo comunque quello che vi sto dicendo, però insomma è un progetto molto impegnativo e che ci impegna da ottobre fino alla fine dell'anno scolastico. Direi che avete già fatto tantissimo. Complimenti. Sì, siamo in conclusione, infatti adesso abbiamo fatto 6 moduli, dobbiamo fare l'ultimo e dobbiamo fare il dibattito in asincrono, è quello che attendiamo tutti, perché i ragazzi sono tutti... diciamo presi da questo dibattito, vediamo come andrà. Questo bellissimo, grazie Elena, questo bellissimo progetto che tra l'altro prevede il dibattito, il debate, che come metodologia è proprio prevista anche nel nostro consorzio, può essere la base di un partenariato futuro, comunque di uno scambio tra insegnanti e tra studenti per l'azione K1 su cui stiamo ragionando. Sì, potremmo anche invitare per esempio un esperto di debate. Esattamente, esattamente, proprio perché rientra nei nostri obiettivi. Allora, il tempo che abbiamo è davvero ancora poco, ma sapete che io resto volentieri e continuo anche la registrazione dopo le 18:30, per cui se qualcuno si deve congedare ha comunque il mio saluto. E ecco, vi raccomando soltanto di, se siete nel consorzio, di comunque fornirmi più informazioni possibili entro il 30 di aprile, e se non appartenente al consorzio ma intendete presentare una candidatura, di attivarvi prima possibile, proprio in termini di progettazione condivisa, quindi vi serve un team molto forte all'interno della scuola e comunque dei colleghi più che affidabili anche a livello ovviamente europeo con cui condividere il vostro piano di sviluppo europeo. Quindi, scusi, posso, avevo alzato la mano, se posso fare una domanda? Prego, signora. Grazie. Volevo chiedere questo. Adesso noi con un gruppetto di colleghe stimolate un po' da questi incontri ci siamo trovate, ci siamo iscritte a Twinning perché non eravamo ancora iscritte al portale, abbiamo cercato un po' di capire come funziona. Però mi sembra di capire che sia strategico la ricerca del partner con cui lavorare. Questa ricerca, cioè, avviene solamente attraverso questi post in cui segnalato che una scuola ricerca altri partner per lavorare su un progetto, oppure siamo noi che proponiamo un progetto? Questa parte mi è un po' scura. Allora, ti ringrazio Simona perché ho stimolato tantissimo questo. Allora, esiste un forum per la ricerca partner nella quale tu presenti la tua idea progettuale. Quindi se il collega legge il progetto di Simona che dice vorrei come Elena lavorare sulla competenza digitale e sulla, in particolare sull'information literacy ad esempio, oppure in un progetto contro il cyberbullismo, allora lo descrivi bene, il collega che lo legge va a guardare il tuo profilo. Ad esempio, se appare un profilo senza fotografia o con poche informazioni, il collega non si convince molto e non va neanche a fondo. Ok, lei ha scritto un bel progetto, però non mi fido tanto e quindi non ti contatta. Ecco perché dico che è importante che ci sia una buona descrizione della scuola e una buona descrizione della persona che si definisce referente di quel progetto.
Ma scusate, perché ho due o tre cose che mi sono notata. Ma il partner lo ricerco nella sezione Erasmus Plus Partnership oppure lo ricerco nella sezione e-twinning? Perché ci sono diverse sezioni. Certo. Allora, relativamente a questo consorzio, volevo capire dove è più corretto andare a... Allora, sono entrambe corrette, Simona. Se vogliamo partire con una progettazione e-twinning, allora andiamo nella sezione ricerca partner, forum partner e-twinning, descriviamo un progetto, facciamo magari un annetto con queste persone, vediamo se collaborano, se rispettano le scadenze, se sono motivati, se i loro contributi sono significativi, soprattutto se ci sono più persone che collaborano. Nel progetto di Elena, avete visto? Cioè, erano tutti super attivi, tutti che hanno caricato materiali. Non posso dire altrettanto, ma su questo non voglio soffermarmi. Ci incontriamo spesso, anche solo tra docenti, per delle video call, videoconferenze, abbiamo trovato veramente un buon affiatamento, ecco, tutti. E perciò almeno due volte al mese noi ci incontriamo di sera e vediamo poi di progredire con il progetto step by step e magari, non so, di trovare nuove soluzioni se alcune cose non vanno bene, se altre invece vanno meglio, approfondiamo, eccetera. Ecco, il lavoro questo è fondamentale, perché queste persone di Hermann's Work, che sono degnissime, sono anche docenti molto giovani, eccetera. Finché si tratta di organizzare lo scambio, ma va tutto benissimo. Loro vengono in Italia, si fa la visita in Santa Giulia, si va sul lago, si va a Mantova, si va a Verona, tutti felici e contenti. Una settimana si ritorna, poi si va ad Amburgo, mercatino di Natale, ma che bello, si va in famiglia, ciao ciao, è finita lì. Quando poi si è trattato, guarda, ci sarebbe questo progetto di twinning, bisogna caricare queste cose, cioè, lì un po' casca l'asino, quindi io non chiederei mai a questa scuola di farmi da partner in un Erasmus. Questo è un esempio, con tutto il bene che voglio a Eileen e l'affetto che ho per questa scuola. Cioè, va benissimo per uno scambio culturale, ma non ci sono i presupposti per un partenariato. Quindi ecco perché dico che ci deve essere davvero certezza che, come nel caso di Elena, le persone con cui stiamo lavorando sono persone flessibili, molto, come dire, molto resilienti, perché lavorare in questo periodo, insomma, ce ne vuole di resilienza, molto motivate. Non è facilissimo trovarle. Un'ultima cosa, e se fosse un gruppo di docenti interessati a portare avanti un progetto, è possibile proporlo su e-twinning diciamo, e poi condividerlo con più classi, insomma un gruppo di docenti che lavora con delle classi all'estero su uno stesso progetto? È possibile oppure ognuna deve fare nel suo profilo un progetto a sé? No, ma è chiaro che il progetto, Simona, viene scritto da più docenti. Ogni docente poi lo presenta all'agenzia nazionale. Quindi quando io e Eileen abbiamo pensato a questo progetto su Hermannsburg, io ho fatto la domanda all'agenzia di Firenze e lei ha fatto la domanda all'agenzia del suo paese, in Germania. E abbiamo entrambe ricevuto un feedback positivo. Quindi abbiamo avuto entrambe la possibilità di entrare in questo twin space, quindi letteralmente spazio gemellato, su cui caricare i nostri materiali, su cui fare chat, videoconferenze, come vi ha spiegato adesso Elena. Ok, grazie. Noi ci proviamo, ci buttiamo, poi vedremo. Grazie. Certo. Posso fare un'altra domanda relativamente alle famiglie? Quando i ragazzi vanno in mobilità, stanno in famiglia. Questa sì. Famiglia, il reperire... Non necessariamente, allora. Ecco, grazie. No. E chi la reperisce, allora, se è famiglia? Grazie. Allora, noi siamo abituati proprio nella logica dello scambio culturale e anche dei partenariati, andiamo al risparmio, per cui noi abbiamo questa diaria, ce la teniamo per i nostri progetti e mandiamo i ragazzi in famiglia. Ecco, dobbiamo un pochettino discostarci rispetto a questa logica, anche perché adesso in famiglia non ne troviamo neanche con il binocolo. Quindi facciamo conto di dover trovare accoglienza in un ostello, ad esempio, in un studentato,
in un dire hotel, non lo so, comunque in un luogo confortevole, dignitoso, ma non sicuramente in un 3 stelle. Perché la diaria di uno studente dipende dal gruppo di paesi, però non va oltre 40-50 euro. È quella che c'è nella guida, al giorno. Quell'elenco, certo, che c'è nella guida. Quello, okay, che vi ho mostrato e c'è nella registrazione, certo. Fossero famiglie, chi le trova? La scuola dove... Chiaramente la scuola ospitante. Però io ad esempio ieri sera ho fatto un meet fino a mezzanotte con una collega della Croazia che è disposta ad accogliere. Adesso non vorrei gettare nel panico, perché oddio la Croazia, cioè nessuno è obbligato ad andare in Croazia, però ieri lei mi ha detto che c'è la disponibilità. Mi ha dato persino i costi dello studentato, mi ha detto, lei è una musicista, tra l'altro fa anche stage come maestra, quindi penso proprio di invitare Tatiana come esperta per il liceo musicale. Però ecco, mi ha dato massima disponibilità e tutte le informazioni, e io l'ho conosciuta ieri sera, dopo un'ora avevo già tutte le informazioni. Quindi se la persona è affidabile, lo scopriamo subito. Anche in un momento complicato come questo, complesso come questo. Ok, grazie. Bene, io sono, ripeto, a disposizione, so che qualcuno si è già congedato, ma è più che comprensibile, dato che io sforo sempre, non riesco mai a stare nei tempi, però davvero, ditemi se devo terminare la registrazione, così vi sentite più liberi di chiedere le vostre perplessità. Allora, saluto... e ringrazio chi ha fruito della registrazione, che interrompo.